sarà il pianoforte Steinway & Sons, custodito nella Casa Museo di Puccini, il protagonista assoluto della 3 giorni di concerti Lucca i giorni di Puccini. Il piano su cui il maestro compose Turandot sarà trasportato al Teatro del Giglio, dove da venerdì a domenica tornerà a suonare grazie ai pianisti Aldo Ciccolini, Simone Soldati e Ramin Bahrami. La speciale 3 giorni pucciniana è stata presentata da Comune, Teatro e Fondazione Puccini, alla presenza della testimonial dell'iniziativa, la soprano Maria Luigia Borsi, che il prossimo anno sarà l'interprete di Tosca a Londra, alla Royal Festival Hall. Particolarmente atteso l'appuntamento di sabato, dove saranno eseguite in prima mondiale 2 partiture inedite recentemente acquisite dalla Fondazione Puccini. Il Teatro del Giglio, la Fondazione Puccini e il Comune di Lucca hanno cercato di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, come si dice in linguaggio sportivo, di creare un appuntamento dedicato a Puccini a Lucca che avesse rilevanza nazionale, un sapore per la città e potesse durare nel tempo. Questo è Lucca i giorni di Puccini, che avrà un suo momento decisivo proprio nel fine settimana fra venerdì e domenica e al quale spero che assista il maggior numero possibile di lucchesi, di cittadini della Toscana e grazie anche ai mezzi di comunicazione, alle televisioni, a Noi TV in particolare, anche tantissime altre persone. Già, perché Noi TV sabato trasmetterà in diretta l'esecuzione degli inediti a partire dalle 20:50, non solo in TV, ma anche sul sito internet, in modo che questo importante evento possa essere seguito da tutti gli amanti della musica di Puccini nel mondo. L'esecuzione sarà seguita da un concerto con l'orchestra del Carlo Felice di Genova, riservato ai soli spettatori a teatro. Il Comune con questa 3 giorni mira a lanciare un evento destinato a diventare tradizionale per Lucca. Ci siamo impegnati per arrivare a questo risultato, è un risultato che vogliamo consolidare nel tempo, rafforzare anzi, anche in collaborazione con altri che si occupano di Puccini, penso al Festival Pucciniano di Torre del Lago, ma questo è l'obiettivo è di regalare tutti gli anni alla città di Lucca un tempo dedicato a Puccini, sarà credo una dote molto bella per la città.